darei l'avvio alla sezione ringraziando tutti i partecipanti per essersi spostati dalla sezione generale alla nostra sezione specifica che riguarda l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria, con approfondimento specifico sui dati. Scorrendo la lista dei partecipanti, ho visto collegati persone provenienti da esperienze professionali tra loro diverse, molti esponenti del Sistan che operano in ambiti geografici diversi, regioni, province, città metropolitane, comuni, singoli e associati, enti di tipo diverso e di varia dimensione geografica. Vedo presenti anche diversi colleghi dell'Istat che con il loro lavoro quotidiano, ciascuno nelle proprie funzioni, contribuiscono in maniera importante alla realizzazione e al buon esito delle operazioni censuarie. Mi fa inoltre molto piacere vedere collegati diversi esponenti del mondo dell'università e della ricerca, a significare il forte connubio esistente tra la statistica ufficiale e la statistica accademica in termini di condivisione di metodi, strumenti di lavoro, ma anche di analisi congiunta dei risultati. Il censimento richiama infatti l'attenzione da parte degli studiosi di vari campi disciplinari, demografi, sociologi, ma anche geografi, urbanisti, medici. Vediamo purtroppo la situazione a cui stiamo quotidianamente assistendo a seguito della pandemia in corso. Tutti gli studiosi sono desiderosi di ricavare nei propri ambiti operativi dei dati che abbiano un contenuto informativo specifico per il territorio, per poter conseguire le finalità specifiche delle proprie discipline, per poter sviscerare i numeri al fine di produrre analisi e studi finalizzati ad applicare modelli interpretativi delle realtà. Complessivamente ho davanti, seppur virtualmente, una platea importante di addetti ai lavori interessati all'area territoriale delle tre regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. L'area è un'area molto ampia che, tanto per dare un ordine di grandezza, include qualcosa come 9 milioni di abitanti, di cui 1 milione di stranieri. Questi abitanti corrispondono al 15% della popolazione residente nel nostro paese. Sono dislocati in 21 province e su una superficie territoriale imponente di quasi 54.000 chilometri quadrati, cioè il 18% di quella nazionale, e che è caratterizzata, le varie regioni sono caratterizzate da omogeneità, ma anche da differenze tra loro. Tuttavia, la chiave di analisi che si propone in seguito nelle varie presentazioni non è quella di una lettura congiunta o comparativa dei tre territori, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, in quanto il criterio di assegnazione delle regioni alle diverse sezioni parallele deriva da una scelta amministrativa dell'istituto, cioè alla costituzione di un unico servizio per le tre sedi di Bologna, Firenze e Perugia, a supporto dell'infrastruttura statistica del paese. Si porrà invece attenzione su un'ottica di lettura trasversale dei temi oggetto del primo rilascio dei dati, che sono già stati richiamati dal professor Kelly. Il primo tema è quello relativo alla struttura della popolazione per sesso, età e cittadinanza, e sarà affrontato con l'intervento del collega Luca Carzola della sede Istat per l'Umbria. Seguirà poi una relazione di Linda Porciani della sede della Toscana relativa alla presentazione di dati inerenti il titolo di studio e la condizione professionale dei tre territori. L'ottica di lettura è in primo luogo quella di tipo aggregato, di presentazione dei dati relativi a ciascuna regione nel suo complesso. Tuttavia, i dati censuari devono gran parte del loro fascino e delle loro modalità di utilizzo alla possibilità di realizzare delle letture che siano territorialmente più granulari e a quella di poter riaggregare i dati sulla base di criteri ordinatori diversi.
Su questo Marco Ricci, nella sede per l'Emilia-Romagna, introdurrà il tema presentando peculiarità e caratteristiche della popolazione afferente ai vari comuni classificati secondo la strategia nazionale delle aree interne. Evidentemente gli stakeholders più illuminati comprendono con pienezza, sin da questi primi dati, sin da questi primi rilasci, i benefici informativi censuari che sono utili per indirizzare opportunamente le scelte e per monitorare in maniera oggettiva le decisioni, siano esse decisioni pubbliche o private. Tuttavia, per conseguire in maniera piena l'obiettivo di rilevanza o pertinenza dell'informazione statistica, in particolar modo sui territori, è necessario andare oltre, come ci ha già anticipato la dottoressa Buratta. È necessario disaggregare i dati fino al dettaglio microterritoriale e metterli a disposizione delle amministrazioni per analisi funzionali alle proprie esigenze di programmazione. A questo scopo abbiamo presenti in questa sezione due esponenti del SISTAN, Simona Coccetta e Lorenzo Maraviglia, i quali parleranno di prospettive di utilizzo dei dati censuari per la governance, partendo da due angoli di osservazione distinti per quanto concerne il territorio, il comune nel caso di Simona Coccetta, la provincia nel caso di Lorenzo Maraviglia, ma credo che le loro ottiche di osservazione siano convergenti relativamente alle esigenze informative. Simona Coccetta è infatti responsabile dell'ufficio di statistica del comune di Terni, oltre che vicepresidente vicario dell'USCE, e si trova anche nella posizione privilegiata di essere un funzionario della segreteria generale dell'ente. Lorenzo Maraviglia è responsabile dell'ufficio di statistica della provincia di Lucca ed esponente dell'UPI Cuspi. Fatta questa breve ma doverosa premessa, inizierei con le relazioni tecniche, ringraziandovi ancora una volta per la vostra presenza e ricordandovi ancora della possibilità di interagire attraverso la chat. Prego i vari relatori, il primo sarà Luca Calzola, di contenere gli interventi nei 15-16 minuti in maniera tale da poter poi lasciare un po' di spazio anche per il dibattito. Grazie e do la parola a Luca. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto, quindi, come ha detto Alessandro, sono Luca Calzola della sede Istat per l'Umbria. Ora cercherò di condividere la presentazione. Spero che la vediate. Non so se la regia può darmi un cenno di assenso sul fatto che la presentazione sia attivata. Ok, grazie mille. Allora, questa presentazione, come è stato anticipato, vuole illustrare i principali risultati relativi all'andamento della popolazione e alle sue caratteristiche demografiche principali, i risultati che emergono dal censimento permanente nelle tre regioni che sono oggetto di questa sessione, quindi Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Iniziamo da qualche dato così di carattere molto molto generale. Emilia-Romagna e Toscana, come noto, si collocano nella fascia delle regioni di ampiezza medio-grande del paese, sia con riferimento alla dimensione del territorio che alla loro popolazione. Insieme coprono circa il 15% della superficie italiana e una quota simile di abitanti. L'Umbria, invece, come anche questo è noto, è una delle regioni più piccole, sia come estensioni sia come numero di abitanti, e soprattutto è una di quelle che ha la densità demografica tra le più basse, 100 abitanti per chilometro quadrato. Tenete conto che la densità media in Italia è di 200 abitanti per chilometro quadrato. Detto ciò, andiamo avanti con gli altri dati sull'andamento della popolazione. Allora, i risultati del censimento permanente finora raccolti si riferiscono al 2018 e al 2019. Ovviamente viene naturale anche effettuare subito un confronto con l'ultimo censimento generale precedente a queste rilevazioni, cioè quello effettuato nel 2011.
Allora, l'Emilia-Romagna è tra le regioni che hanno aumentato la popolazione in entrambi i periodi, sia nel confronto 2011-2019 che in quello più immediato 2018-2019. In Toscana invece la popolazione è diminuita solo nel periodo più recente, quindi facendo il confronto sull'anno 2018-2019. In Umbria invece, come nella maggioranza delle regioni italiane, si riscontra una perdita di abitanti già a partire dal 2011. Perdita che poi è stata confermata nell'ultimo anno. Diamo soltanto un brevissimo sguardo sull'evoluzione demografica di lungo periodo, ed essa ci mostra, che, la popolazione è raddoppiata, in quel gruppo di comuni dove si è avuta una crescita costante, dal 1951 al 2019, e sono i comuni, nelle aree indicate col verde nelle tre mappe riportate. Invece, nei comuni, dove la popolazione è diminuita in maniera sistematica dal 1951 ad oggi, cioè quelle segnate in rosso, si vede che sono comuni quasi tutti di piccola dimensione e collocati in zone montuose delle regioni, ad esempio lungo la dorsale appenninica. Andiamo avanti. Vediamo che la popolazione, non è variata in modo omogeneo nelle diverse classi di età. Infatti, rispetto al 2011, sono cresciuti gli abitanti con più di 45 anni, quindi la parte più anziana della popolazione stessa, e sono diminuiti sia i ragazzi fino a 15 anni che, soprattutto le generazioni in età feconda, cioè quella quota di popolazione compresa fra i 25 e i 44 anni, scusate. Fatto quest'ultimo che, purtroppo pone un'ipoteca sullo sviluppo del futuro demografico nelle regioni che stiamo osservando, ma anche nell'intero paese, perché questo è un fenomeno che attraversa tutto il paese. Ora, vediamo un po' alcune caratteristiche strutturali. In tema di caratteristiche strutturali, partiamo dalla composizione per sesso. Vediamo che questa vede una lieve prevalenza della componente femminile. Anche questa è una caratteristica comune a tutto il territorio italiano. In Emilia-Romagna la quota di donne è pari alla stessa che si ha nella media nazionale, cioè al 51,3%. In Toscana e in Umbria è di poco superiore, 51,7%. Nelle tre regioni, così come in tutto il paese, però la distribuzione di per sesso nel 2019 risulta un pochino più in equilibrio rispetto a quella che si è avuta nel 2011. Altra caratteristica della popolazione di estrema importanza è la sua distribuzione per età. Rispetto a ciò, vediamo nel 2019 che gli indicatori della struttura per età delle tre regioni sono un aumento rispetto al 2011 e mostrano un'incidenza maggiore delle classi più anziane rispetto a quelle più giovani e anche un peso più elevato della popolazione economicamente dipendente su quella invece che dovrebbe farsene carico. Questi dati indicano che nelle tre regioni gli indicatori sono più elevati rispetto alla media nazionale, anche se rispetto all'indice di vecchiaia e all'indice di dipendenza, la distanza fra l'Emilia Romagna e l'Italia è minore rispetto a quella che si ha in Toscana e in Umbria. Vediamo poi qualche dato riferito alla popolazione straniera. Allora, le tre regioni qui esaminate sono tra quelle dove la quota di stranieri rispetto alla popolazione complessiva è più elevata. Anzi, proprio rispetto al 2019, vediamo che l'Emilia-Romagna è la prima rispetto a questa classifica. Un altro elemento importante riguarda il contributo che la popolazione straniera dà all'andamento demografico in generale. Tra il 2011 e il 2019 ci sono quattro regioni, e fra di esse è presente l'Emilia Romagna, in cui
La popolazione complessiva di queste regioni è aumentata per il contributo sia della componente italiana che della componente straniera. E, queste quattro regioni però sono un unicum nel complesso delle regioni italiane. Infatti vediamo poi che ad esempio in Toscana c'è stata una lieve crescita della popolazione tra il 2011 e il 2019 nel complesso, però questa crescita è da imputare soltanto all'aumento dei cittadini stranieri. Invece nel resto delle regioni, e tra di esse compresa anche l'Umbria, l'aumento degli stranieri non compensa la diminuzione della componente autoctona della popolazione. Quindi i primi aumentano e i secondi diminuiscono, ma il risultato finale, quindi il saldo complessivo, è il risultato di un calo generale della popolazione, come già abbiamo illustrato nelle slide iniziali. Se invece vediamo che cosa è successo relativamente agli stranieri sia nel periodo 2011-2019 che nel periodo 2018-2019, osserviamo che nel periodo più recente la crescita della popolazione straniera si è decisamente attenuata. La riduzione, anche qui ci sono delle differenze, perché la riduzione è più contenuta in Emilia-Romagna, dove infatti si passa da un più 2,2 per mille del 2011-2019, dato medio anno, a un più 1,5 del 2018-2019. In Toscana si passa invece da un più 2,7 a un più 0,5. In Umbria, invece, si ha la situazione di essere una delle poche regioni dove tra il 2018 e il 2019 anche la popolazione straniera diminuisce. Stavo nei tempi e ci avviamo alla conclusione. Ci avviamo alla conclusione con la descrizione di alcune caratteristiche strutturali relative alla popolazione straniera. Allora, con riferimento alla composizione per sesso, in generale, questo vale non solo per Emilia, Toscana e Umbria, ma vale in generale, nella popolazione straniera la percentuale di donne è superiore a quella degli uomini più di quanto lo sia nella popolazione italiana. Questa differenza è ancora più marcata nelle tre regioni, dove quindi la presenza femminile tra gli stranieri è ancora più forte di quanto non si abbia a livello medio nazionale. Vediamo ora alla composizione per età della popolazione straniera. Ovviamente distribuzione per età degli stranieri è caratterizzata da un minore grado di invecchiamento rispetto alla popolazione italiana, perché questa è una caratteristica tipica delle popolazioni immigrate. Infatti, con riferimento all'età media, in Emilia-Romagna e Toscana l'età media degli stranieri è minore di circa 13 anni rispetto a quella degli italiani. In Umbria la differenza invece è di 11 anni e mezzo, quindi un po' più bassa, ed è molto simile a quella che si registra nella media nazionale dell'Italia. Un'altra caratteristica interessante da sottolineare è che, seppure più giovane di quella italiana, anche la popolazione straniera è invecchiata nel tempo. Infatti, tra il 2011 e il 2019 è aumentato fra gli stranieri il peso della classe d'età 40-69 anni, a discapito delle due classi d'età più giovani, come si vede chiaramente dall'illustrazione. Chiudiamo questo intervento con un cenno alla distribuzione delle principali cittadinanze. Seguendo la graduatoria nazionale, anche nelle tre regioni di cui ci occupiamo, la principale comunità straniera è quella rumena, che ha superato quelle albanesi e marocchine già a partire da quando il paese, cioè la Romania, è entrato a far parte dell'Unione Europea ormai nel 2007. Le particolarità regionali indicano una maggiore prevalenza del paese nordafricano del Marocco in Emilia-Romagna e in Umbria e, questo è un dato abbastanza noto, della comunità cinese in Toscana. Io chiudo qua la presentazione di questi dati, pochi dati di carattere generale, ovviamente nei report regionali troverete cose molto più dettagliate e ripasso la parola ad Alessandro. Grazie per l'attenzione.
Grazie mille Luca, anche per aver rispettato in maniera assolutamente puntuale i tempi, anzi per aver recuperato qualche minuto. I dati che hai presentato sono assolutamente importanti, essenziali, perché costituiscono il punto di riferimento per qualsiasi analisi successiva. La prima riguarda il titolo di studio e la condizione professionale della popolazione. Lascio per questo la parola a Linda Porciani. Anche a Linda, per favore, la raccomandazione è quella di rimanere entro i tempi di 15-16 minuti. Prego, Linda. Perfetto, grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, mi hanno già presentato e anche i contenuti della presentazione che andrò a fare, quindi andremo a vedere quali sono i livelli e le tendenze dei due fenomeni piuttosto importanti rilevati dal censimento permanente della popolazione, ovvero l'istruzione e l'occupazione. Infine, tenteremo di rappresentare graficamente una relazione possibile tra livelli di istruzione e livelli di occupazione sfruttando il valore aggiunto dei dati censuari, che è proprio quello di avere la possibilità di avere un dato a livello territoriale molto dettagliato, come è stato detto e ripetuto anche dai direttori in apertura del convegno. Per quanto riguarda la situazione dell'istruzione, vi presento la fotografia al 2019, ovvero i livelli raggiunti dalla popolazione residente nelle tre regioni secondo i diversi titoli di studio. Quindi vediamo, nella rappresentazione in rosso la situazione delle regioni e nel pallino grigio la situazione, nazionale. Vediamo che rappresentazione ha un andamento normale con una particolare concentrazione della popolazione nel titolo di studio secondario di secondo grado, ovvero i diplomati nelle tre regioni, andiamo a vedere le altre due, superano il 30% della popolazione residente di 9 anni e più. In particolare si può osservare che per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, oltre il 15% della popolazione residente ha un titolo di istruzione terziario o superiore. Cosa significa? In questa categoria rientrano le persone laureate di primo e secondo livello e i dottori di ricerca. Quindi è una quota piuttosto importante della popolazione che ha raggiunto il livello più alto nell'istruzione formale. In Toscana abbiamo una quota di dottore di ricerca pari a 20.500 residenti, così come da osservare, da rilevare che in Umbria spicca. Oltre alla quota dei diplomati, che si vede bene dal grafico essere, diciamo, più alta rispetto alla media nazionale, anche un livello più alto rispetto sempre a una situazione media italiana di laureati di secondo livello, che sono pari al 10% della popolazione residente. Quello che è da osservare è che i profili sono sostanzialmente simili, i profili regionali rispetto a quello nazionale, e sono anche lievemente sbilanciati nella parte destra della rappresentazione, quindi nei titoli di studio più alti. Questa è la situazione, diciamo, ad oggi, all'ultimo dato disponibile. Ma cosa è successo nell'ultimo decennio, quindi dal 2011 al 2019? Cosa si può dire? Si può dire che c'è stato un generale miglioramento dei livelli di istruzione. Quindi cresce la quota di popolazione che ha livelli di istruzione più alti, quindi quella che si trova nelle rappresentazioni nella parte bassa dei grafici, diminuisce contemporaneamente la quota di popolazione che ha titoli di studio più bassi. E diminuisce anche in maniera consistente, se andiamo a vedere qualche numero. Quindi le riduzioni, ad esempio, della popolazione analfabeta, seppur numericamente inferiore rispetto alla popolazione nelle altre categorie, è piuttosto consistente, si dimezza il numero degli analfabeti, così come diminuisce di circa il 20% il numero delle persone che sanno leggere e scrivere, ma non hanno raggiunto la licenza elementare, non hanno alcun titolo di studio. Anche le persone con la licenza elementare diminuiscono del circa 20% in tutte e tre le regioni. Aumenta la popolazione con titoli di studio più alti, quindi nella parte inferiore del grafico.
aumenta di una quota pari a circa il 20% la popolazione diplomata e la popolazione laureata o con titoli superiori aumenta in misura pari al 40%. Si può vedere. Quindi diciamo, il miglioramento ha una traiettoria piuttosto favorevole. Tuttavia, nonostante questa situazione, diciamo, generale di miglioramento della situazione che è simile a quella nazionale, rimane un gap che ormai conosciamo bene, è quello del genere. Quindi l'istruzione soffre ancora di un forte differenziale tra maschi e femmine. Quindi basta dare diciamo, un'occhiata a queste rappresentazioni che hanno nella parte sinistra la componente maschile e nella parte destra col puntino rosso la componente femminile, tratteggiato in giallo la distanza, è intuibile che le distanze sono ancora piuttosto rilevanti, sia in entrambe le regioni, e la distribuzione è simile anche al profilo nazionale. Quali sono, diciamo, gli aspetti da rilevare? Che c'è una quota consistente di popolazione che non ha, diciamo, con titolo di studio basso, quindi analfabeta, oppure che sa leggere e scrivere ma non ha il titolo di studio, dove la componente femminile rappresenta una quota tra il 50 e il 60%, quindi è piuttosto un segnale piuttosto forte di allarme. Allo stesso tempo, diciamo, ci sono dei segnali di incoraggiamento, ovvero il fatto che si sia raggiunta una parità tra i diplomati, quindi fatta 100 la quota di diplomati nella singola regione e anche nel paese, abbiamo il 50% di maschi e il 50% di femmine. In particolare vediamo in Emilia Romagna si raggiunge la perfetta parità di genere tra le persone diplomate. All'inverso abbiamo un vantaggio al femminile tra le persone laureate, quindi la forbice rimane della stessa misura, ma si inverte, diciamo, nella interpretazione, ovvero lo svantaggio nei titoli più bassi si traduce in un vantaggio quantitativo nei titoli più alti. Quindi l'obiettivo ovviamente sarebbe quello di non avere queste distanze né a discapito della componente femminile né a vantaggio della componente femminile nei titoli di studio più alto. Andiamo adesso invece a valorizzare il dato censuario a livello comunale, quindi a mappare la distribuzione della popolazione per titolo di studio in queste mappe per diploma, quindi le persone, la popolazione di 9 anni e più secondo che con il diploma per quintili. Le zone più rosse rappresentano i comuni in cui la popolazione in cui c'è la quota maggiore di popolazione diplomata, i comuni più in rosso più chiaro fino a rosa e le situazioni in cui vi sono meno diplomati. Quindi cosa si può osservare? Si può osservare che si tratta di, diciamo, di situazioni regionali piuttosto avvantaggiate da questo punto di vista, ovvero piuttosto istruite. Infatti se prendiamo un dato, diciamo, a livello nazionale, che è quello tra i comuni che italiani con la percentuale più alta di persone diplomate, quindi che hanno più del 32%, vediamo che una quota consistente di questi comuni è anche nelle tre regioni, quindi 308 sono in Emilia-Romagna e rappresentano la quasi totalità dei comuni della regione, 218 sono in Toscana, 90 sono in Umbria, quindi sono quasi tutti i comuni della regione che si collocano nel quintile più avvantaggiato della distribuzione più favorevole, della distribuzione nazionale. Per quanto riguarda i titoli terziari, anche la situazione è sostanzialmente simile, quindi rientrano, diciamo, tra i comuni con la percentuale più alta di persone con titolo di studio terziario o superiore, quindi col dottorato di ricerca, che a livello nazionale rappresenta il 13%, quasi 160 sono in Emilia-Romagna, sono la metà dei comuni della regione, 165 sono in Toscana, 70 sono in Umbria e sono quelli con i colori più forti nella rappresentazione. Se alziamo un po' l'asticella, diciamo, del livello di istruzione, quindi andiamo a mappare, a vedere come si distribuiscono i 91 comuni italiani che hanno più del 20% della popolazione laureata o col dottorato di ricerca, andiamo a vedere che 5 si trovano in Emilia-Romagna,
e sono Modena, Ferrara, San Lazzaro di Savena, Parma e Bologna, 8 sono in Toscana, Fiesole, Vaia, Castelnuovo Berardengo, Calci, Monteriggioni e i 3 comuni sede di università, di poli universitari, e uno è in Umbria, che è Perugia. Quindi è facile, diciamo, intuire che c'è un ruolo trainante in questo caso, cioè nella distribuzione della popolazione con la laurea o un titolo superiore delle città universitarie, quindi fanno un po' da polo attrattivo per ovviamente che favorisce la istruzione terziaria. E questo è un aspetto piuttosto interessante. Per quanto riguarda invece le forze lavoro, quindi la popolazione distinta per la sua condizione professionale, anche in questo caso si sta parlando di popolazione, come è stato detto in maniera piuttosto precisa durante l'introduzione dei direttori, di popolazione di 15 anni e più, quindi non distribuita per classe d'età, come nel caso dell'istruzione. Quindi, per quanto riguarda le forze lavoro, si può osservare che c'è un generale aumento del contingente di forze lavoro. Ma chi sono le forze lavoro? Le forze lavoro sono composte dalla componente occupata e la componente in cerca di occupazione. Quindi l'aumento di questo contingente di forze lavoro è dovuto essenzialmente all'aumento della componente delle persone in cerca di occupazione. Quindi gli occupati sì, hanno un ruolo, però vediamo che hanno un ruolo piuttosto contenuto nel determinare l'aumento delle forze lavoro. In Umbria addirittura abbiamo, diciamo, una sostanziale stabilità, ma un segno negativo a caratterizzare la componente occupata. Mentre per le non forze di lavoro si osserva una diminuzione leggera, diciamo a livello nazionale, a livello nazionale una diminuzione che comunque è in tutte le regioni, in Emilia Romagna con una sostanziale anche qui stabilità rispetto al 2011, e questa diminuzione è trainata dalla diminuzione della componente dei percettori di pensione e di rendite da capitali. Quindi c'è una diminuzione di questa componente in tutte le regioni e da una diminuzione delle persone che si dedicano alla cura della casa, che diminuiscono a livello nazionale del circa 4%, in maniera più rilevante in Toscana diminuiscono del circa 7,5%. Quindi, diciamo, andare a dettagliare i motivi dell'aumento e delle variazioni della forza lavoro ci permette di capire anche come si muove la popolazione, come si comporta la popolazione all'interno di queste macro categorie. Un altro dato piuttosto interessante rilevare è l'aumento della componente degli studenti, che a livello nazionale è un aumento del 10% dal 2011 al 2019, spicca, diciamo, un aumento con un più 23% in Emilia-Romagna. Quindi questa quota, che si mantiene allineata, diciamo, alla media nazionale nelle altre regioni, ha un aumento forte nel caso dell'Emilia-Romagna. Anche in questo caso, tuttavia, permangono i differenziali di genere. Quindi aumenta la forza lavoro, vero, tuttavia mantiene una prevalenza maschile tra la forza lavoro. Quindi la parte grigia del cruscotto, quindi che rappresenta la componente maschile, è sempre superiore rispetto alla parte, tranne la colonna della forza lavoro, è sempre superiore alla parte rossa, che rappresenta la componente femminile. Situazione opposta accade per le non forze di lavoro, quindi dove prevale sempre lo spicchio rosso rispetto a quello grigio. La situazione si ripete, diciamo, a livello nazionale in, diciamo, misura meno accentuata nelle regioni che stiamo andando a vedere. Quindi a livello nazionale le forze lavoro sono composte per il 57% da maschi e il restante da femmine, la situazione più attenuata a livello regionale. Tuttavia permane questo differenziale. Differenziale che ovviamente si riflette in maniera istantanea sugli indicatori del mercato del lavoro. Quali sono gli indicatori del mercato del lavoro?
Sono stati spiegati molto bene dal professor Kelly in apertura nella sessione plenaria, il tasso di attività, il tasso di occupazione e disoccupazione. Quindi si vede benissimo che nei due tassi, attività e occupazione, prevale la componente maschile, mentre nel tasso di disoccupazione prevale la componente femminile. Con, diciamo, una situazione differenziata tra le tre regioni, ma molto simile anche in questo caso alla situazione media nazionale rappresentata nel grafico dalla barra. Alcuni aspetti, diciamo, interessanti sulle tre situazioni, quali sono? Che in Emilia-Romagna, il puntino giallo, spero sia visibile, il gap occupazionale, quindi la differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile, è pari a 14 punti percentuali. Tuttavia si registra tra il 2011 e il 2019 un incremento delle donne che sono in cerca di lavoro, quindi aumentano di 29.000 unità. In Toscana invece abbiamo anche in questo caso una sorta di recupero occupazionale delle donne tra il 2011 e il 2019, quindi passano da una percentuale pari al 40% a una percentuale pari al 42%, si mantengono stabili i differenziali di disoccupazione. Quindi questo è un dato importante, perché vuol dire che la situazione non peggiora, non migliora, diciamo, a livello di disoccupazione nemmeno peggiora. In Umbria invece la situazione è abbastanza favorevole, perché l'unica componente che fa aumentare il tasso di occupazione per la regione è la componente femminile. Quindi il tasso di occupazione aumenta solo per le donne di un punto percentuale tra il 2011 e il 2019, e il tasso di disoccupazione allo stesso tempo cresce solo per la componente maschile. Cresce anche in maniera piuttosto consistente, passando dal 9,8 all'11,6%. Quindi siamo, diciamo, ben lontani dagli obiettivi europei che ci eravamo posti per il 2010, che sono stati completamente disattesi, che avevano, diciamo, come obiettivo un'occupazione femminile al 60%, e siamo lontani anche da una media europea che vede appunto occupata una percentuale di popolazione femminile molto più alta. Quindi sono da sottolineare le permanenze, diciamo, di queste differenze nelle due fenomeni di istruzione e occupazione. Infine, andando a vedere i territori, qui ho riportato la mappatura dei tassi di disoccupazione per comune, per le tre regioni, quindi la distribuzione in rosso i comuni con il più alto tasso di disoccupazione, e, diciamo, mano a mano a decrescere, diciamo, nella scala cromatica del rosso i comuni con un minor tasso di disoccupazione. È evidente che c'è un ruolo trainante, qui non c'è l'occupazione, diciamo, come rappresentazione grafica, ma sia per l'occupazione che per la disoccupazione dei comuni capoluogo, e in particolare si può vedere che nel caso dell'Emilia-Romagna i tassi di occupazione superano la media regionale, quindi si collocano tra il 52 e il 54% nei comuni capoluogo di Reggio Emilia, Parma, Bologna e Modena, e che la disoccupazione invece è, seppur di poco, superiore alla media regionale sempre nei comuni capoluogo. Mentre i comuni che hanno una dimensione intermedia, cioè tra 20 e 50.000 abitanti, hanno un tasso di disoccupazione pari alla media regionale. In Toscana hanno un ruolo, diciamo, centrale nei tassi di occupazione i comuni tra 5 e 20.000 abitanti, che poi rappresentano comunque una quota maggioritaria nella distribuzione dei comuni per dimensione demografica nella regione, e i piccoli comuni. I piccoli comuni hanno tassi di occupazione inferiori alla media regionale e tassi di disoccupazione superiori, quindi qui giocano, diciamo, anche in questo caso un ruolo piuttosto importante. In Umbria abbiamo la distribuzione dell'occupazione che si snoda, cioè la maggiore occupazione si distribuisce nelle aree più produttive della regione, quindi nell'area produttiva dell'Alta e Media Valle del Tevere e del Perugino, come si vede dalla rappresentazione. Mentre la disoccupazione, dalla rappresentazione si vede la disoccupazione che supera, e quindi è molto rossa, diciamo, la media regionale nei comuni che sono limitrofi alla fascia appenninica e nel Ternano.
Ecco, infine, quello che vi dicevo in apertura, un tentativo di mettere in relazione queste due dimensioni che sono poi, diciamo, la relazione un po' il nodo anche delle politiche di governance dei territori, mettere in relazione i tassi di istruzione nella parte superiore della slide dei diplomati, nella parte inferiore dei laureati, con i tassi di occupazione, secondo la dimensione demografica del comune. Questo, diciamo, è un semplice asse diagramma cartesiano diviso in quattro quadranti, dove il primo quadrante presenta le situazioni più favorevoli, il secondo quadrante presenta i tassi di occupazione più bassi e i livelli di istruzione più alti, il terzo presenta le situazioni che sono entrambe più, diciamo, basse rispetto qui a una media regionale, e il quarto presenta le situazioni in cui il tasso di occupazione è più alto e i tassi di istruzione sono più bassi. Lì l'intersezione è appunto stata determinata sulla base delle medie regionali. Quindi, diciamo, è una distribuzione di massima perché le popolazioni sono state aggregate per età, quindi non distinte. Quello che si può vedere dalla rappresentazione, diciamo, come considerazione generale, è che esiste, diciamo, una minore concentrazione sul territorio della occupazione dei diplomati, quindi i diplomati riescono, diciamo, in qualche modo a distribuirsi di più sul territorio in termini di occupazione, e che sono i comuni di media dimensione a trovarsi, chiamiamo così, nei quadranti che presentano delle disomogeneità tra istruzione e occupazione, quindi a trovarsi nei quadranti che hanno il segno meno più insieme. Quindi io ho concluso, sperando di essere stata nei tempi, questa parte sull'istruzione e occupazione. Passo la parola ad Alessandro. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Rita. In particolar modo questo assaggio di lettura multidimensionale dei dati sicuramente sarà poi oggetto di una serie di approfondimenti che ci consentiranno di trovare ulteriori aspetti inediti. Questa lettura con luci ed ombre che ha caratterizzato un po' il tuo intervento è un elemento importante su cui è necessario approfondire poi vari aspetti, tra cui per esempio i già più volte accennati differenziali di genere. Passerei però ora la parola a Marco Ricci, che ci darà alcune indicazioni su peculiarità e caratteristiche della popolazione secondo una strategia nazionale delle aree interne. Prego Marco, anche per te la raccomandazione è quella di cercare di contenere l'intervento in circa 15 minuti. Grazie. Buongiorno, avvio la presentazione. Quindi la parte che io tratto riguarda questa analisi che è contenuta nelle pagine finali dei report regionali, le caratteristiche della popolazione sono state analizzate secondo una classificazione che è stata introdotta qualche anno fa dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne. Quindi si entra in una lettura trasversale delle diverse aree secondo una particolare mappatura che risponde a determinate caratteristiche. La mia presentazione si articolerà quindi in quattro snodi principali. Anzitutto bisogna avere un'idea abbastanza chiara di quali sono le caratteristiche di questa classificazione dei comuni in questa strategia nazionale, e sulla base di questo poi si può vedere una mappatura del territorio che deriva da questa classificazione. Quindi entriamo più nel merito dei risultati censuari, vedendo le differenze tra le diverse regioni per alcuni di questi indicatori. E infine ho lasciato per ultima la parte, diciamo, di dinamica anche rispetto al 2011,
perché sotto l'aspetto demografico, perché è utile per suggerire qualche riflessione conclusiva sulle prospettive negli assetti del territorio tra centri, aree periferiche che ci aspetteranno nei prossimi anni. Non leggo questa slide che riporta alcuni stralci da un documento molto recente nel sito web del Dipartimento della Programmazione e Coordinamento della Politica Economica, che tratta evidentemente del tema della strategia delle aree, che il tema delle aree interne rientra nell'ambito delle politiche europee di coesione 2014-2020. C'è il riconoscimento che la marginalizzazione di tali aree ha rilevanza nazionale e si pone l'obiettivo in questa strategia, un duplice obiettivo, di migliorare la qualità e quantità dei servizi di istruzione, salute e mobilità e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, e a questi obiettivi sono assegnate delle risorse nazionali e comunitarie. E infine abbiamo una recente delibera del CIPE che dà una proroga per il finanziamento di queste politiche. Avanti. Ecco, quindi questa classificazione parte da una lettura policentrica del territorio italiano, che è evidentemente caratterizzato da una rete di comuni o aggregazione di comuni in cui sono più concentrata l'offerta di servizi. E poi abbiamo attorno a queste delle aree che sono caratterizzate da diversi livelli di perifericità. Quindi queste sono considerazioni che vengono sviluppate nell'ambito di questa strategia, quindi evidentemente i centri urbani, ma non solo, forniscono servizi. Ecco qua lo schermo intero e speriamo che sia l'ultima interruzione, ma in pratica nella mappatura del paese voi vedete i più in rosso, dall'osso all'arancione, le aree che sono poli oppure cinture e quindi rientrano nella categoria dei centri, mentre le aree interne, che comprendono aree intermedie, periferiche e ultraperiferiche a seconda della distanza dai centri, sono quelle in verde. È interessante vedere, è ovvio che la pianura padana e quindi la via Emilia è tutta tra il rosso e l'arancione, ma è interessante vedere che c'è tutta una fascia che parte dalla costa toscana e arriva alla costa marchigiana sostanzialmente, che è un continuum di aree non interne, nel senso sono comuni che rientrano in un'offerta di servizi a distanza non troppo lontana anche da comuni piccoli. Quindi questa è una caratteristica che è molto specifica di quest'area, perché questa classificazione si differenzia dalla classificazione urbano-rurale per il fatto che se ci sono piccoli comuni ma che hanno una determinata offerta di servizi vengono considerati comuni di categoria centrale, mentre ci possono essere paradossalmente anche comuni con una popolazione di diverse decine di migliaia di abitanti che però non offrono tutta questa offerta di servizi e sono a distanza più elevata invece dalle categorie centrali, che sono quelle di poli e di cinture. Andiamo avanti con le slide, per favore. E quindi vediamo adesso, o nella prossima slide, l'Emilia Romagna, in cui qua siamo già arrivati in Toscana. Tornate indietro, per favore. L'Emilia Romagna si caratterizza naturalmente per il fatto che le aree periferiche corrispondono alla dorsale appenninica, ma riguardano anche in parte, anche come aree intermedie, la provincia di Ferrara in particolare. E quindi le province con aree di categoria D ed E, che sono quelle intermedie periferiche, quindi che stanno dentro le aree interne, hanno un impatto di popolazione particolarmente significativo in provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Quindi questa è una caratteristica tipica di questa regione. Passiamo a vedere la Toscana.
Per quanto riguarda la Toscana, le aree interne, cioè di categoria D, E ed F, riguardano in particolare, hanno una maggiore incidenza di popolazione ad Arezzo, Siena, Grosseto e in parte anche Livorno. Ma ecco, qua è interessante vedere il caso della Toscana, perché abbiamo dei comuni anche molto piccoli che sono addirittura di polo comunale. Nell'area, in provincia di Lucca, ad esempio, c'è Castelnuovo di Garfagnana, che è un polo evidentemente centrale per tutta quell'area, oppure Pontremoli nell'estremo nord, che costituisce un polo intercomunale, qua lo vediamo da solo, ma l'altro comune che lo completa è Borgo Valditaro in Emilia-Romagna, che sono qui insieme, offrono questa offerta di tre tipi di servizi. Mentre viceversa vediamo come aree periferiche, quelle in verde, più concentrate nel Grossetano oppure nell'Appennino Arettino-Fiorentino e naturalmente la parte insulare, Portoferraio, che ha più di 11.000 abitanti, evidentemente viene classificata come area periferica perché il requisito della stazione ferroviaria non è presente. Passiamo all'Umbria. Grazie, la slide dopo. In Umbria abbiamo come poli comunali quattro comuni, i due capoluoghi più Foligno e Spoleto. Ma abbiamo un continuum sopra Perugia, che va da Passignano sul Trasimeno fino a Fossato di Vico, che insieme costituiscono un'offerta di servizi, anzi due centri di offerta di servizi, e quindi sono questi che creano il continuum che arriva fino alle Marche successivamente. Viceversa abbiamo dei comuni grandi, anche come Assisi, che ha 27.000 abitanti, che vengono classificati come aree intermedie, o Orvieto che ne ha 21.000, e abbiamo le aree intermedie che sono appunto tra la Valnerina ad est e invece l'Orvetano a ovest. Adesso passiamo a vedere con le prossime slide alcune caratteristiche differenziali degli indicatori del censimento. E iniziamo con l'indice di vecchiaia. Ecco, abbiamo un profilo dell'Italia nella parte in alto a sinistra, e poi i profili delle tre regioni nelle cinque tipologie di comuni, perché i comuni ultraperiferici li abbiamo qua considerati insieme ai periferici, e quello che possiamo vedere in questa slide è che c'è evidentemente una accentuazione dell'indice di vecchiaia nei comuni periferici e ultra periferici in Emilia Romagna, Toscana e Umbria rispetto alle categorie centrali, poli e cinture. In Toscana in realtà anche la categoria delle aree intermedie presenta già un'accentuazione dell'indice di vecchiaia che supera i 250, il valore di 250, non so perché qua sono scomparse le scale, ma passiamo al prossimo indicatore che riguarda invece l'incidenza della popolazione straniera, dove si evidenzia per tutte e quattro le regioni l'accentuazione nei poli comunali, che sono in larga misura capoluoghi, ma sono anche in Toscana e Emilia Romagna altri 10 comuni non capoluoghi anche. E i poli comunali di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria risultano tra le 10 aree, secondo questa classificazione, di tutte le regioni dell'intero paese, vedete in questo specchietto. E dal lato opposto è caratteristico il fatto che in Emilia-Romagna e in Umbria, come in Italia, c'è una diminuzione relativa della popolazione nelle aree periferiche di popolazione straniera, di incidenza di popolazione straniera, ma questo non risulta in Toscana, dove anzi è la seconda tipologia per incidenza della popolazione straniera. Andiamo avanti. Il terzo indicatore riguarda invece il titolo di studio terziario. Qua è particolarmente evidente in Italia, come nelle tre regioni, e in generale direi, il fatto che nelle poli comunali, che sono in gran parte di carattere urbano, si concentrano la popolazione e le attività che richiedono un titolo di studio superiore, e quindi la polarizzazione è estremamente evidente in questo caso. Passiamo al quarto e ultimo indicatore che vediamo, è quello sul tasso di disoccupazione.
tasso di disoccupazione a livello nazionale è particolarmente accentuato nelle aree periferiche. Questa accentuazione risulta meno nelle nostre tre regioni, anche perché a livello nazionale dipende molto dal contributo delle regioni meridionali, effettivamente. Nelle nostre tre regioni c'è una situazione in realtà più omogenea e addirittura, forse contrariamente alle aspettative, in Emilia-Romagna il tasso di disoccupazione è più basso nelle aree periferiche, ma ricordo che nelle aree interne di tipo appenninico si concentra anche molto la residenza di popolazione, ad esempio di cittadinanza straniera, perché gli alloggi sono più a buon mercato, che poi lavorano in realtà nelle aree più centrali. Quindi questo per quanto riguarda il tasso di occupazione. Passiamo alle due slide finali, scusandomi per il ritardo dovuto ai disguidi tecnici, in cui appunto vediamo alcuni aspetti di dinamica per ragionare su alcuni aspetti di prospettiva. Lo specchietto che vedete qua riassume un po' regione per regione le varie classi di questa classificazione, come si sono comportati come dinamica demografica complessiva. E quindi a livello nazionale sono cresciute, in realtà la popolazione è cresciuta nel complesso dei poli comunali e nei complessi delle cinture, dove in realtà dove c'è la popolazione più giovane, dove ci sono gli insediamenti produttivi in molti casi, e l'Emilia-Romagna e la Toscana si conformano insieme al Veneto a questo modello, diciamo, dinamica che interessa i poli comunali e le cinture. L'Umbria rientra invece in un altro modello in cui l'unica componente territoriale di questa classificazione che ha una dinamica positiva dal 2011 al 2019 è stato quello dei poli comunali. Infatti vediamo qua nello specchietto a destra che abbiamo un più 4,8% complessivo negli 8 anni in Umbria, nella classe A, che è quella dei poli comunali, mentre nelle classi dalla B, dei poli intercomunali, C, cinture, D, che sono le aree intermedie ed è periferiche e ultraperiferiche, la dinamica è molto negativa. Vediamo nelle altre regioni, abbiamo appunto in generale, possiamo dire la popolazione dove è cresciuta principalmente nei poli comunali e nelle cinture, mentre in generale le aree periferiche hanno registrato una perdita di popolazione in tutte le regioni, tranne Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Ora, questo non ci deve indurre a una lettura un po', diciamo, schematica, secondo cui la popolazione scompare dalle aree periferiche e si addensa nei centri, come per effetto di pure e semplici movimenti di popolazione, perché ovviamente la dinamica della popolazione è molto più complessa, e questo lo vediamo con la fotografia al 2019, l'ultima slide per favore, grazie. L'ultima slide col 2019, usciamo dalla fonte del censimento, entriamo in una fonte agganciata al censimento che è quella del bilancio demografico, perché il dato totale del bilancio demografico è stato agganciato a quello del censimento 2018-2019, e quindi questi saldi ovviamente comprendono le diverse componenti. Lasciamo da parte la componente degli altri motivi, perché è una componente che ha avuto una entità anomala in quest'anno per effetto degli aggiustamenti statistici per la modifica delle metodologie di calcolo. Guardiamo le due colonne dei saldi reali, il saldo naturale e quello migratorio. Ora, il saldo naturale nelle nostre tre regioni, ma in tutta Italia, addirittura anche in Trentino Alto Adige, nel 2019 è stato negativo. E quindi la dinamica positiva della popolazione riguarda solo la componente del saldo migratorio, ma in Emilia-Romagna, in Toscana e quasi in tutte le fasce in Umbria riguarda appunto le diverse classi di comuni, quindi anche le aree periferiche, in Umbria anche le aree intermedie, quelle, cioè la categoria D. Quindi questo significa che c'è una capacità attrattiva dei territori di Emilia-Romagna e Toscana, sicuramente dell'Umbria un po' meno, per quanto riguarda non solo i poli comunali, intercomunali, le cinture, ma anche le aree intermedie e anche, o addirittura di più in Emilia-Romagna, le aree periferiche, più delle aree intermedie. Quindi questo significa che c'è già una capacità attrattiva in corso, ma questo ci pone come
Io, se è possibile lanciare, ci sarebbe un'animazione di questa slide con un ultimo click. Esatto, viene fuori e questo ci lancia la riflessione finale. Quindi, siccome anche le aree interne hanno già evidenziato nel 2019, che possiamo considerare il mondo fino a ieri, prima di quello che è successo dal 2020 in avanti, come sappiamo, l'interrogativo è quali possono essere le prospettive che impattano anche sugli equilibri tra centri e aree interne, perché assistiamo tutti e partecipiamo tutti al dibattito e alle riflessioni sulle trasformazioni avviate in parte anche prima della pandemia, ma fortemente accelerate dalla pandemia, che riguardano l'organizzazione del lavoro, riguardano l'organizzazione della didattica, la mobilità sostenibile, l'organizzazione territorio versus ospedale dei sistemi sanitari, la domanda del mercato immobiliare. Tutte queste cose ci si sta chiedendo a livello non solo statistico, ma soprattutto direi di pianificazione territoriale, e di politica in generale, quale impatto avrà tutte queste trasformazioni sulla fisionomia delle aree centrali, in gran parte urbane, quindi il futuro delle città, e sulle aree periferiche interne, perché si parla di rivitalizzazione dei borghi, ad esempio, si parla di che però anche si può porre l'interrogativo sull'impatto territoriale che andrà a incidere sulla, diciamo, sul carattere periferico, che ha anche alcuni aspetti positivi, e ciò comporta inoltre anche una riflessione su una riorganizzazione appunto di quell'offerta di servizi di scolastici, sanitari e di trasporti, che appunto costituiscono la base di questo ragionamento sulle aree interne. Grazie dell'attenzione, ripasso la parola alla regia. Grazie Marco anche per questo ultimo spunto di riflessione importante per tutti. Passiamo ora la parola ai due esponenti del Sistan che ho già presentato, Simona Coccetta e Lorenzo Maraviglia, che parleranno sia in veste di produttori dell'informazione statistica, ma anche in particolar modo in questa occasione come utilizzatori dei dati o come facilitatori per l'utilizzo dei risultati censuari per le proprie amministrazioni. Siamo andati un po' lunghi a causa dei problemi tecnici che abbiamo avuto nell'ultimo intervento, quindi pregherei per quanto possibile sia Simona che Lorenzo di contenere i propri interventi nell'ordine di 10 minuti. Lascio la parola a Simona Coccetta, prego. Buongiorno a tutti, eccomi Alessandro, saluto tutti, intanto che condivido le slide, eccole. Rubo solamente un secondo per ringraziare come usci anche come rappresentante di un'amministrazione comunale, il Comune di Terni, l'Istat che anche questa volta ha voluto dare voce a noi comuni. Per la verità ormai è un rapporto consolidato quello che lega l'USCI e l'Istat, come ha sottolineato anche prima la dottoressa Buratta. E quindi grazie per questa costante collaborazione che credo stia dando del valore aggiunto alla statistica ufficiale. Sarò molto breve nella mia presentazione, non presenterò altri dati anche perché diciamo i colleghi che mi hanno preceduto hanno fornito moltissime informazioni, hanno dato spunti di riflessione, sollecitato sicuramente alcune questioni che poi come comune andremo ad approfondire. Mi limiterò un po' a portare la testimonianza di come la percezione che c'è della statistica all'interno di un'amministrazione, come la statistica possa essere fondamentale per i decisori. Sicuramente, non mi avanti,
Eccola qua. Sicuramente per un'amministrazione, per i decisori politici, la programmazione è lo strumento fondamentale per organizzare e per razionalizzare i progetti di governo. E, pensiamo ad esempio a un documento di programmazione come il DUP, il documento di programmazione. E ormai fortunatamente noi, tra ovviamente statistici, sappiamo benissimo che la statistica rappresenta la dimensione quantitativa per poter analizzare qualsiasi tipo di processo. Sicuramente gli serve per ricostruire un contesto precedente e in questo caso abbiamo necessità di dati in serie storica. Sicuramente ci serve per analizzare l'attuale, in questo caso abbiamo bisogno però di dati con un rilascio tempestivo, perché ovviamente per analizzare l'attuale dobbiamo avere dei dati attuali. E serve anche per fare delle previsioni sia a medio che a lungo termine, che ovviamente sono fondamentali per dei decisori, e in questo caso ci serve però una certezza di continuità del dato. E queste caratteristiche, serie storica, rilascio tempestivo, certezza e continuità, ci possono sicuramente essere fornite appunto da dati censuali come quelli che abbiamo visto. E probabilmente non poteva succedere in passato, quando i censimenti avevano una cadenza decennale, ma con l'avvento e con il consolidamento del censimento permanente, insomma, potremmo avere la certezza di avere questo. Per un amministratore servono, no? Ovviamente per elaborare un programma di governo locale, e, insomma, lo vediamo come ufficio di statistica perché ci vengono richiesti dei dati abbastanza costantemente. Sicuramente è necessario partire dalla conoscenza della realtà che ci circonda, con dati riferiti a vari aspetti della vita del singolo comune. Però, e quindi importanza anche dei dati che abbiamo visto oggi, sicuramente è necessario confrontare i dati del proprio comune con altre realtà territoriali, perché il dato assoluto in sé sicuramente non ci dà la percezione della situazione. L'importanza dei dati servono anche per valutare, no? Per valutare le politiche attuali dalle amministrazioni. Sicuramente va confrontata, sempre vediamo un confronto, la situazione del territorio rispetto a una situazione iniziale, quindi abbiamo bisogno, come dicevo prima, di serie storiche, ma allo stesso tempo per vedere se i programmi messi in campo per la governance del territorio siano stati efficaci, va monitorato anche il posizionamento del proprio comune rispetto anche a altre realtà territoriali. E sicuramente quello che posso dire, diciamo, quello che succede nel mio comune, ma anche avendo confronto con, grazie a Lusci, con altri colleghi della nazione, sicuramente la percezione che c'è della statistica all'interno della funzione statistica all'interno delle amministrazioni sta cambiando. C'è una maggiore consapevolezza da parte degli amministratori della rilevanza della statistica ai fini della governance, e sicuramente è fortemente aumentata allo stesso tempo la richiesta di dati, non solo demografici, ma anche dati economici, ambientali, sociali, e si chiedono delle risposte tempestive. E queste risposte tempestive, devo dire che sono state accolte, sono state date. L'ISTAT sicuramente ha fatto grandi passi per la diffusione di dati a livello territoriale più disaggregato, a livello comunale. Pensiamo a vari progetti, come le cartografie, 8000 census, l'Urbes, tutti comunque progetti con una particolare attenzione per il territorio. E, allo stesso tempo, noi uffici di statistica dei comuni siamo diventati attori anche nel momento della programmazione e anche nella promozione e diffusione dei dati a livello locale. E quindi non siamo solo quelli che fanno le rilevazioni, ma siamo diventati protagonisti della statistica. Sicuramente però, come dicevo prima, i decisori hanno bisogno dei dati freschi, di aggiornamenti costanti. Abbiamo visto in quest'ultimo anno di pandemia che ci vengono dati numeri con cadenza giornaliera, no? Quindi praticamente sicuramente noi uffici di statistica veniamo sollecitati a dare informazioni molto, molto appunto fresche.
Gli censimenti ci permettono di confrontare i dati omogenei sia da un punto di vista temporale che spaziale. Ci permettono anche di avere dati preziosi come il titolo di studio, la condizione professionale, abbiamo visto prima nella presentazione della collega, o i flussi di pendolarismo, dati che non possiamo avere da nessun'altra parte. Ci permettono di avere dati disaggregati, speriamo, presto, fino alla sezione di censimento. E quindi con il censimento permanente che garantisce appunto la certezza del rilascio di questi dati, la continuità del rilascio, tutto ciò permette di sfruttare appieno questi dati censuari per la governance del territorio. Quindi praticamente quello che dicevo all'inizio, una risposta viene data dal censimento e da questi dati che stiamo vedendo anche oggi. Sicuramente per gli uffici di statistica dei comuni è molto utile un confronto con ambiti territoriali differenti. Io ho già preso appunti sui dati presentati fino adesso perché sicuramente hanno sollecitato degli approfondimenti. E, per dare risposte ai decisori e agli amministratori, qui diciamo è l'accorato appello che rivolgo all'Istat, è quello di avere dei dati disaggregati fino al livello di sezione di censimento, perché avere dei dati per sezione di censimento per un'amministrazione è l'unico modo che abbiamo per avere un'analisi capillare del territorio comunale. E, spesso ci vengono chiesti anche a supporto di altre direzioni, per esempio lavori pubblici, dell'urbanistica, ci vengono chiesti dati in zone mirate del territorio, solo e questo ce lo potremmo avere solamente quando avremo i dati per sezioni di censimento. Adesso chiudo perché credo che il tempo sia abbastanza, insomma, ancora ho solo pochi secondi per far vedere un attimo degli esercizi, no? Fatti da noi dell'ufficio di statistica, ad esempio sulla popolazione. E devo dire, quando uno va a fare un'analisi, no? Che vedevo confrontandoli con i dati che ha prima fatto vedere la collega, semplicemente con un raffronto temporale tra i dati del 2019 e del 2011 si possono vedere delle cose. Ho visto anche nella chat, era stata sollecitata questa domanda. Inaspettato il dato, ad esempio, che i percettori di pensione sono diminuiti rispetto al 2011, quando invece la popolazione in età avanzata sta crescendo. Questo qui sicuramente è un tema che può avere, insomma, attenzione. E con i dati di oggi con disaggregazione territoriale regionale, sicuramente andremo a fare un confronto e vedere come si posiziona il nostro comune all'interno della regione. Questa la salto perché insomma, è la situazione di Terni, ma rispetto alla condizione professionale, i dati appunto sempre molto molto utili, vedendo appunto l'andamento nel tempo. E questo è un esempio di come in passato abbiamo utilizzato i dati appunto per sessione di censimento e come avremo bisogno veramente come il pane di questi dati, di un aggiornamento costante di questi dati. Questo qui era un progetto per il Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate, e grazie ai dati del censimento, e solo grazie a questi dati si possono avere questi risultati, siamo riusciti a calcolare per delle zone del comune di Terni interessate da questo progetto gli indici di disagio sociale e abitativo che necessitavano per partecipare a questo progetto. Meno di un mese fa il comune ha chiesto all'ufficio di statistica un supporto per partecipare ad un nuovo progetto, ricordando insomma il lavoro che avevamo fatto a suo tempo, e però purtroppo ai noi ancora non abbiamo dei dati aggiornati rispetto alle sezioni di censimento. Quindi concludo la mia presentazione facendo un appello all'Istat, ma credo che insomma sicuramente dall'intervento di Saverio Gazzelloni e anche della Buratta sanno già benissimo che attendiamo i dati per sezione di censimento. Grazie mille Simona, sì, siamo ben consci di questo aspetto che risulta essere assolutamente essenziale per una lettura più fine dei dati sul territorio
e relativamente al quale appena possibile l'Istat risponderà con la solita modalità di massima collaborazione, massima diffusione dei dati, che è poi uno dei nostri fini istituzionali. Passo la parola a Lorenzo Maraviglia, responsabile in ufficio di statistica della provincia di Lucca. Vediamo se la sua ottica di lettura è o meno convergente rispetto a quella che ci ha appena presentato Simona. Lorenzo, prego. Allora, grazie Alessandro. Metto in condivisione lo schermo. Allora, anch'io ho bisogno di un riscontro, se va tutto bene. Benissimo, tutto a posto? Perfetto. Allora, mi veniva in mente, rispetto alla questione sollevata del fatto che diminuiscono il numero di pensionati, noi in questo decennio abbiamo alzato l'età pensionabile in modo anche abbastanza significativo, quindi immagino che una combinazione fra cambiamento istituzionale e cambiamento demografico possa essere un elemento rilevante a questo proposito. Per quanto riguarda il punto di vista, il mio punto di vista, il punto di vista che provo ad esprimere, coincide sostanzialmente con quello espresso dalla collega, cioè le preoccupazioni e le problematiche sono le stesse. Allora, il bastimento, censimento bastimento che tutti quanti aspettavamo, finalmente è arrivato in porto e ha attraccato alla banchina e ha anche cominciato a scaricare le sue merci, il suo carico. Siamo soltanto all'inizio, è stato detto. Gli enti locali hanno grandi aspettative, ecco, su quello che ancora dovrà essere scaricato dal bastimento, proprio perché c'è un grande bisogno. Allora io rappresento qui il punto di vista delle province, rappresento anche tutti gli altri colleghi degli uffici di statistica delle province, spero di essere all'altezza di questo compito importante. Le province nel nuovo ordinamento hanno una serie di competenze di area vasta particolarmente rilevanti, che vanno dalla pianificazione territoriale di coordinamento, la pianificazione dei servizi di trasporto e diciamo programmazione della rete stradale, la programmazione scolastica, la raccolta ed elaborazione di dati. Allora io vorrei spendere un attimo una parola su questo aspetto, la funzione di raccolta ed elaborazione di dati. Allora, noi viviamo in un mondo particolarmente complesso e oggi per poter assicurare questo servizio, questa funzione, per poter raccogliere dati occorre una struttura, occorrono delle competenze complesse, nuove. Non basta più soltanto la tradizionale competenza impostazione statistica, perché viviamo in un mondo dove ci sono altre cose, ci sono i big data, quindi servono competenze di data science, ecco. Queste sono funzioni veramente molto complesse. Ora, allora, è chiaro che in un sistema come il nostro, dove ci sono quasi 8.000 comuni e la maggior parte sono piccoli, non possiamo attenderci che ogni comune possa sviluppare questo tipo di competenza e di attività. E qui è comunque un livello dove i comuni grandi, ma anche le province, magari lavorando insieme, possono effettivamente dare un supporto, mettendo a disposizione questa maggior capacità di raccolta, di trattamento e di competenza per la gestione dei dati. Allora, io vorrei dare rapidamente un paio di spunti sull'utilità dei dati del censimento per le funzioni proprio degli enti locali e per le funzioni delle province. Allora, questo è l'antefatto. In questo quadro io ho, questi sono dati precensuari, vengono prima del censimento. Allora, io ho rappresentato l'andamento della consistenza dei principali gruppi nazionali, gruppi di immigrati che vivono in provincia di Lucca. Ci sono i primi 12 gruppi di stranieri in provincia di Lucca. Allora, qual è la cosa interessante? La cosa interessante, questa è una serie storica, va dal 2000 fino al 2019. La cosa interessante è che, come si può vedere, alcuni gruppi sono entrati in una fase di stasi
della propria crescita. Quali sono questi gruppi? Sono i gruppi tradizionali, quelli storici, rumeni, albanesi, polacchi e via di seguito. E invece a fronte di questo abbiamo dei gruppi invece che sono in forte crescita. Questi sono gruppi africani che però incidono poco perché sono pochi e soprattutto gruppi asiatici. Quindi in Toscana noi abbiamo indiani, cittadini del Bangladesh, cittadini del Pakistan, cittadini dello Sri Lanka e naturalmente cittadini cinesi. Allora, qual è il problema? Il problema è che cambiando la composizione dell'immigrazione cambiano anche alcuni aspetti fondamentali, sociali, economici ed insediativi. Allora, i gruppi asiatici tendono molto di più rispetto ai gruppi europei a concentrarsi sul territorio, quindi a formare delle concentrazioni. Perché? Per problemi linguistici, ma anche per problemi di fragilità economica e del tipo di attività che svolgono. Allora, un quadro come questo ci fa ipotizzare che sul nostro territorio, a livello proprio di comuni, di aree, di città, si stiano formando delle concentrazioni territoriali di stranieri. E guardate, questo è un processo che noi abbiamo bisogno di controllare e di monitorare. Per questo, come ha detto Simona, a noi servono dati di livello subcomunale. Ad esempio, questa è una cartina fatta con i dati del censimento del 2011, quindi non è la situazione attuale. Qui dentro ci sono più comuni, questo è quello che l'Istat chiama un sistema locale del lavoro. È il sistema locale del lavoro di Viareggio, sono tre comuni, Viareggio, Camaiore e Massarosa. Qui sopra è rappresentato un indice che è un indice di attrazione e di repulsione del territorio degli stranieri. È un indice polarizzato. Le aree verdi sono aree che tendono ad attrarre stranieri. Le aree rosse sono aree che invece tendono a respingere gli stranieri. È un indice che tiene conto della densità, è calcolato a partire dei dati di densità. Allora, nel 2011 noi abbiamo una fotografia che è questa, che è molto interessante perché guardate, le aree verdi, che sono le aree che attraggono gli stranieri, sono vicine alle aree rosse, eh? Quindi sul territorio tende a crearsi una polarizzazione. Allora noi abbiamo bisogno di aggiornare per esigenze di programmazione questo tipo di rappresentazioni, questo tipo di cartine, perché abbiamo elementi per pensare che i processi di concentrazione stiano aumentando. Dobbiamo capire che cosa sta succedendo, dobbiamo capirlo prima che si creino delle contrapposizioni, delle tensioni che sono poi più difficili da gestire. Il secondo esempio di cui volevo brevemente parlarvi è questo. Allora, questo grafico è tratto da uno studio che abbiamo fatto il nostro ufficio di statistica a metà del decennio, intorno al 2015-2016. Allora, noi abbiamo praticamente analizzato questo per poter fare la programmazione del trasporto pubblico e della rete viaria, siamo andati ad analizzare i flussi di pendolarismo fra i comuni della provincia di Lucca. E abbiamo costruito un modello statistico dove abbiamo provato a prevedere i flussi fra un comune e all'altro in base a elementi quali la distanza, la dimensione demografica, il tipo di economia, il tipo di consuetudine storica e così via. Allora, questo modello ci dà delle previsioni su quelli che sono i flussi attesi di spostamenti da un comune all'altro. Poi abbiamo preso i dati del censimento del 2011, siamo andati a confrontare i flussi osservati del censimento con quelli che noi avevamo previsto in base al modello e abbiamo visto dove c'erano degli scostamenti. Allora, su questo grafico sono evidenziati due punti. Ogni punto corrisponde a una coppia di comuni, sono flussi in entrata e in uscita da una coppia di comuni. I punti che sono sotto la linea rossa sono degli esempi dove ciò che si osserva è molto più alto rispetto a ciò che ci aspetteremo rispetto al modello. Allora, perché qui in realtà i due flussi evidenziati sono i flussi fra il capoluogo e un grosso comune limitrofo. La cosa interessante è che sono eccedenti sia i flussi dal capoluogo verso la periferia che i flussi dalla periferia verso il capoluogo. Allora, qual è la cosa importante? La cosa importante è che nel 2001 questa cosa non c'era. E quindi fra il 2001 e il 2011 è successo qualcosa che ha
fatto crescere tantissimo i flussi di pendolarismo bidirezionale fra questi due comuni, e chiaramente abbiamo bisogno di cioè questo è un elemento, un segnale importante. Noi abbiamo bisogno di capire cosa c'è dietro e abbiamo bisogno di capire adesso se questo processo è andato avanti oppure no. Abbiamo bisogno di aggiornare anche in questo caso queste immagini. C'è stato detto che i dati sul pendolarismo saranno resi disponibili, e questo per noi è una cosa veramente, veramente molto importante. Allora, chiudo con una osservazione. Noi siamo in una fase di grandissimo cambiamento. Quando c'è il cambiamento, l'osservazione deve essere continua, permanente, quindi il censimento continuo dal nostro punto di vista è un grande passo in avanti. Al tempo stesso, come ha detto Simona prima di me, le aspettative dei comuni, ma anche della provincia, sono quelle di poter avere dati aggiornati rapidamente a un livello di dettaglio territoriale spinto. Le nostre esigenze sono esigenze di andare a vedere nel dettaglio il territorio. Anche la provincia ha questa esigenza. Perché? Proprio perché la provincia deve avere una visione globale di quello che succede sul territorio. Quindi dobbiamo cooperare, dobbiamo metterci insieme per raggiungere sempre di più un livello di integrazione fra i dati statistici, censuari, i nostri dati amministrativi, e poter produrre quei quadri conoscitivi di cui abbiamo un grandissimo bisogno. Grazie di tutto, spero di non essere andato troppo lungo. Grazie Lorenzo, perfettamente nei tempi. Abbiamo ancora qualche minuto, una decina di minuti per alcune domande che sono arrivate dal pubblico attraverso la chat e che sono state sapientemente raccolte dalla collega Elena Donati, che ringrazio. Ne ho classificate in tre gruppi. Il primo gruppo di domande va per Linda Porciani. Linda, hai sentito che è stato parlato anche, sono state proposte varie interpretazioni circa questo differenziale di genere nell'istruzione, forse connesso alla struttura per età, forse no. Ci aggiungo, relativamente alla parte condizione professionale, la domanda appunto del perché risultano essere in diminuzione i pensionati, mentre sembra che aumenti l'invecchiamento della popolazione. Non sembra che aumenti, l'invecchiamento della popolazione aumenta, eppure c'è una contrazione nell'incidenza dei pensionati. Se puoi, molto rapidamente, per favore, dare così un tuo contributo di risposta su questi due aspetti. Sì, allora grazie per le osservazioni che avevamo, diciamo, anche già condiviso in fase di stesura delle presentazioni, perché ovviamente sono le prime informazioni che saltano all'occhio quando uno segue attentamente, diciamo, quello che viene raccontato con i numeri. Quindi è chiaro che il differenziale di genere nei livelli di istruzione dipende sicuramente dalla distribuzione per età della popolazione. Primo difetto di questo primo rilascio dei dati è proprio non avere la distribuzione per età del titolo di studio, quindi questo non ci permette di fare dei confronti raffinati sulla base della distribuzione per età. Quindi sappiamo ovviamente che ci sono più donne anziane, non sappiamo tra queste quali sono i titoli di studio più frequenti al momento, quindi sarà, diciamo, oggetto dei prossimi rilasci. Tuttavia la presentazione, diciamo, del differenziale di genere è stata resa sul totale del titolo di studio per un, diciamo, anche un aspetto comunicativo. Anche calcolando, e questi dati sono disponibili nel fascicolo, quindi se poi si va a vedere dentro, calcolando, diciamo, sulle incidenze dei diversi titoli di studio sulla popolazione femminile o maschile di riferimento, i differenziali permangono ovviamente con livelli diversi, nel senso si parla di distanze che sono diverse, ma ci sono comunque dei differenziali di genere che hanno gli andamenti illustrati durante la presentazione. Quindi, diciamo, si può implementare il lavoro appena i dati saranno disponibili a livello disaggregato. Per la condizione professionale, il fatto che tra le non forze di lavoro diminuiscano soprattutto la componente dei pensionati, sì, anche Lorenzo, diciamo, ha già dato una interpretazione che è quella
corretta, nel senso i dati comunque statistici sono sempre da interpretare accompagnati al contesto in cui sono prodotti, quindi in un decennio così diciamo di denso di cambiamenti come è stato in 9 anni, non è un decennio completo, diciamo dal 2011 al 2019, come è stato quello passato dove sono intervenute diverse riforme, queste incidono forzosamente, diciamo, sui livelli delle differenti posizioni professionali in cui si collocano le persone. È anche vero che la categoria è composta da due parti, anche se una è molto meno rilevante, che è quella dei percettori di rendite da capitale. Quindi, diciamo, sicuramente anche diciamo, un declino generale delle condizioni economiche in cui che si sono registrate a livello di paese ha avuto un impatto sulla diminuzione quantitativa delle persone che hanno una rendita. Tuttavia, ecco, gli spunti sono interessanti, queste sono solo prime risposte, si possono analizzare quando i dati saranno anche disponibili a una maggiore disaggregazione. Spero, insomma, di essere stata sufficientemente esaustiva, altrimenti insomma, potete chiedere. Grazie mille Linda. Il secondo blocco di domande le possiamo sintetizzare sulla esistenza o meno e dove la possibilità di rintracciare un database sulla classificazione dei comuni italiani in base all'approccio che ci ha presentato Marco della classificazione dei comuni sulla base della strategia nazionale delle aree interne. Ripasso quindi la parola a Marco, se puoi darci qualche indicazione in merito all'esistenza o meno di questo database e al suo reperimento. Grazie Marco. Sì, per quanto riguarda questo database con un aggiornamento ai comuni al 1 gennaio 2020 addirittura, si trova in una pagina web del sito dell'Agenzia Coesione. Adesso io avevo anche risposto nella sezione domande e risposte a Giovanni Bigi e Gea Zoda digitando appunto l'indirizzo web, ma ho visto che avendolo inviato poi dopo sono scomparse le domande e le risposte, quindi non so se gli altri colleghi riescono a vederlo, ma in ogni caso vi suggerisco di digitare su Google Agenzia Coesione Strategia nazionale, aree interne, selezione delle aree e come primo risultato appare questa pagina in cui appunto a un certo punto c'è anche il file Excel con la classificazione dei comuni aggiornata sulla base del fatto che dal 2014 in avanti c'è, come sappiamo, un processo di fusione e riduzione dei comuni, per cui però i criteri riguardo la dotazione di offerta di servizi sanitari, educativi di secondo grado e ferroviari si riferisce sempre al 2014. Grazie. Benissimo Marco, grazie. Il terzo blocco di domande riguardava fondamentalmente il fatto che, essendo fatto il censimento a campione, come sia possibile effettuare poi una lettura congiunta dei dati. E una domanda è, con il censimento campionario, come l'indagine sulle forze di lavoro, come è possibile gestire dal punto di vista comunicativo il fatto che valori diversi possono esserci valori diversi per lo stesso indicatore relativamente a momenti diversi. In realtà l'output del censimento, pur essendo il censimento stesso basato su una fonte, su una serie di attività campionarie, l'output è un output che riguarda tutti i comuni ed è basato sull'integrazione rispetto ai dati da registro. Quindi l'output dei dati censuali sarà sempre sincrono su tutti i comuni.
in maniera tale che anche dal punto di vista comunicativo poi sia possibile gestire in maniera opportuna tutti gli output. Mi pare che non ci siano altre domande in chat. Prima di chiudere, e siamo perfettamente nei tempi, anzi un paio di minuti in anticipo, ricordo, come è stato scritto dagli organizzatori, che tutte le slide saranno inviate ai partecipanti al termine dell'evento, poi ovviamente tutti i dati sono già disponibili, e mi avvierei verso la conclusione di questa sessione. In primo luogo, ancora una volta, ringraziando tutti i relatori e tutti i partecipanti per essere stati presenti con noi fino alla fine, riprendendo le parole di Lorenzo Maraviglia, del titolo di Lorenzo Maraviglia, di questo bastimento carico di. Questo bastimento farà altre fermate per caricarsi di ulteriori dati. Ne abbiamo due fermate molto vicine. La prima riguarda la diffusione entro il 31 di marzo dei dati relativi agli spostamenti pendolari, quindi un primo output sugli spostamenti pendolari che ci darà una serie di informazioni importanti anche da quel punto di vista. Il secondo output entro il 30 d'aprile ci darà invece informazioni sulle classi d'età relative ai dati per l'istruzione, per le condizioni professionali, in maniera tale da poter anche rispondere a quelle in maniera più puntuale alle questioni che sono state presentate prima. In ultimo, saranno diffusi ancora entro aprile i dati sulle condizioni familiari, sulle composizioni delle famiglie. Quindi questo puzzle del censimento che piano piano si arricchisce di ulteriori elementi. Dal punto di vista tecnico, poi per gli enti che ne faranno richiesta, saranno disponibili anche le informazioni sulla sovra e sottocopertura, nonché sugli effetti derivanti dalle stime campionarie. Quindi un sistema di output in divenire fino appunto ad arrivare, speriamo molto presto, alla diffusione delle informazioni per le sezioni di censimento. Per raggiungere questi output è necessario un lavoro congiunto con tutti gli enti del SISTAN, ma anche con le altre strutture implicate nella raccolta dei dati. È importante poi avere un'ottica multipla di lettura di queste informazioni, quindi sicuramente l'Istat contribuirà con una serie di prospettive di letture dei dati man mano che gli stessi si saranno raffinati sul territorio, integrandosi ancora una volta con la con il mondo della ricerca, con gli accademici, ma anche con un occhio privilegiato, con un'attenzione privilegiata al territorio, che è poi l'ottica principale nell'ambito della quale, come uffici territoriali dell'Istituto, stiamo lavorando sia sul fronte dell'input che anche sul fronte della diffusione delle informazioni territoriali. Con questo chiuderei la sezione, ancora una volta ringraziando tutti per la vostra presenza e dandovi l'appuntamento al prossimo rilascio dei dati. Buona giornata a tutti.